adesso io la spartisco su là. Piano! Ehi! No, Stella! Lei lo sa già. Lasciala andare. Vado qua nella tua zona, eh. Siamo. Cioè, deve stare con te, perché siete un CS, capito? Cioè, chiamala. No, perché se non la vedo io, me la vede un altro, hai capito? Esatto. Adesso vai più giù possibile tu se il cane ti fa. No, lì ti fa la baio. Andiamo! Bene, bene. Seguilo pure. Più che usare le parole puoi usare il corpo, capito? Lei ti legge, non ti preoccupare. Dimmi che ha preso qualcosa appena alto. Non vale, ma va bene uguale. Bravo Tata! Ma che bravo questa cagnola! Partito il cane? In modo che lo tieni non molto distante, perché se ti va giù c'è la corda guinzaglio. Adesso vedi, è troppo veloce. Devi cercare di gestirlo. Sì, lo puoi fare. Lo chiami, ti venga giù. Lo chiamo, lì vai fuori. Devi farlo lavorare sulla tua destra, è la tua area quella lì.
Se Fausto va in casa a piedi oggi. Lasciala bagnare. Dai, confermala. Brava Topolona. Brava Tata. Ma peserai 50 kg tra sì e no? Lo so, ma... Io sono tre volte. Lo so. Metti dove ti pare, ma non so cosa dirti. È un minuto, dai, su. Dai, dai, va bene. Pronti?
partito il cane? C'è ancora il guinzaglio. Adesso. Thank you.
poca, ma lui la sente, pochi chance. Sto grondando. Vai. Cerchia, troppo cerchia. Cerchia, dai. Bravissimo, si è infilato, bravo. Si prepara quell'altro cane intanto? Daniele, l'altro cane, prepariamo! Voglio... L'ha sentito? Bravissimo! Bravo, Topo! Vai, Topo, cerca! Non è sbagliato questa cosa qui, eh? Eh? Non è sbagliato, comunque, non è sbagliato. Prima ha fatto i tre giri. Vai. Cerca, troppo cerca. Bravo Topo! Daniele, ricordando di far partire una... Giustamente, mi metto la terra. Thank you.
cerca. Cerca. Coperto, sì, però ho avuto un po' di... E diffidenza. E diffidenza, sì. Ecco, lo so. Se lei parli, ma lei si attiva. Va bene, almeno uguale. Sei un bravo tizio. Brava tizia! Oh, basta. Oh. Luigi, cosa facciamo? Vuoi fare un altro giro? Certo! Sì, il cane! Cambiamo il cane, avete bravissima! Non sei mai così, Partire subito! Sta buona. Dagli un bravo Titi! Brava Tita! Boh, basta! Quindi cosa facciamo? Vuoi fare un altro giro? Cosa vuoi? Confermala, perché è timorosa della copertura. Quando io
ti ha detto qualcosa, lei già si è rimparata, ha detto, brava, cosa vuoi? Cosa vuoi? La mia cicciola, la mia cicciola, cosa vuoi? Bravissima, brava. Adesso vieni pur su, adesso il cane la devi mandare ancora su, eh. Poi se il cane vai a non fa niente, non fa. Lì. Guarda che quando arriva il conduttore gli dica cerca diversamente, esatto. Deve partire e riparte. Adesso vieni su che tu, che così ti fai un attimo fiato e poi mandi il cane. Sbattere il culo, non sono tondi i sassi. Cerca. Stanca la patata. Stanca, eh. Aiutala un attimo. Non la lascia che faccia. Tanto qualcosa prima tu becca. Certo. A quel cane lì non gli farebbe male. Bravissima. E un po' mangiare più la proprietaria. Brava Lissima, io adesso sì. Saliamo da qua. Bravissimissima. Cosa? No, dico, ho sentito clac e non ho capito questa cosa. Brava la mia patatona, amore, sei bravissima. Che brutto gruglio. Se guarda che ci vuole usare quando si va via. Brava patatona, bravissima. Il cane deve vedere, perché se non è l'acqua dietro si incazzano, ha ragione. Ma no, hai ragione. Io mi sono arrabbiato qui a febbraio. Brava Dada, via. Avevo mobilità. Cicciona, questa cicciona, questa cicciona. I miei primi della volta. Quelli di F. No, di Ricky. Un golden, bel golden, brava, la fate bravissima, qua, in mezzo, ma io mi ricordavo che eri così brava te, ma io me lo ricordavo, lui non aveva, vieni su che tu, che così ti fai un attimo fiato, e poi mandi il cane, sbattere il culo. Non sono tondi i sassi. Cerca. È stanca la patata. Stanca, eh. Aiutala un attimo. Ma lascia che faccia. Tanto qualcosa prima o poi becca. Certo. Sono stanca. Comunque un po' di dieta a quel cane lì non gli farebbe male. E un po' mangiare più la proprietaria. Sì, sì.
Bravo! Bravo, Pico! Bravissimo! Ma come che viste, c'ho cosa c'è? Credevo stracci vecchi! Bravo, tanto! Bravo, fortuna che ci sei te! Dado! Bravissimissimo! Bravissimo! Vai, topo! Ecco che prende il motorino. Tutti sti pastori, ragazzi. Bravo, ciccione! Bravo, mio Pico! Bravo Tatone! Bravo il topo! Bravo cagnolino! Io conosco il mio, lo prenderò su sicuro. Bravo ciccione! Io mi dovrò fermare. Ma adesso con le regole nuove ti fermano il tempo o continua il tempo? Bravo! Guardo quella cosa di te. Però consiglio che lo sai dietro, soprattutto dietro, capito? Sì, sì, no, è facile.
purtroppo dopo lui non lavora più con la testa, quindi deve essere autonomo. Guardate. Vai a casa Luigi, ti è tornato la macchina? Ah. Dicevo che volevo andare a casa. Minimo fame, avrà anche sete perché su e giù di qua. Io ho sempre cercato anche in pianura, c'è sempre un sentiero, anche una carraia, di non andare mai dentro, specialmente nel bosco fitto, perché comunque anche per i cani non è facile. Dove il cane però impara a camminare il più pulito possibile, poi anche magari entra, poi esce se vede che. Ma devi capire lui quando entra, perché sente. È chiaro, tra gli alberi non gira molto aria, Sembra così, loro ma sentono. Non va bene uno qualsiasi, macio. Vai, Topo. Ecco che ha preso un motorino. Tutti sti pastori. Bravo, Ciccione! Bravo, mio Chicco! Ciccione! Fanno così quelli che hanno un po' di anni dietro, prima fanno i giri, girano. Questa è una fontana. Ma va bene, è un bel discorso. Ma la macchina non è neanche cagata, visto? Ma che vuoi? Io non l'ho neanche visto. Thank you.
No, ormai è andata. Tira un po', Manu. No, ma ti aveva beccato, okay. La prima volta ti aveva beccato là, poi è venuto giù. Quando te vedi che arriva e che non abbaia, forse dandogli un bravo da lassù potrebbe cominciare a baiare invece che andare via. Può essere. Però normalmente non ha problemi, però trovando una persona in piedi. Ma lui in piedi non ne ha mai fatto? No, ne fa, però in piedi vedo che è un po' più problematica. Esatto, problematica. Perché normalmente li trova sempre coperti, esatto, o seduti. All'esame potrebbero essere anche in piedi. Sì, sì, infatti. Quindi lo sai, quindi bisogna lavorare su mettere in figurati in piedi. No, no, ma lo so che in piedi. Io ero coperta, eh? No, eri scoperta. No, dopo, quando è arrivata prima volta, capito, io ero, sì, però, coperta. Ho capito. Ero coperta tutta, ero. Ok.
Dato. Bravo Dado, da giù. Giù. Già giù poco. Che bravo, saluta. Saluta, saluta. Se lo prendi te, porto lui. Sì, sì, esatto, lo porto lui. Si esce da di qua, lo torna giù. Spostata, non è più in Ravennate. Saluta. Se lo prendi te, porto via. Sì, sì, va, ti faccio porto. Si esce da di qua, ve lo torna giù. Secondo me, se torno indietro da là, ti tira molto. Andiamo, demone. Bravo, Tatu. Aspetta. Aspetta. Aspetta, Momo. Vieni, vieni. Cerca. Dov'è? Senta, uomo! Che sbagliava? Ah, lui! Viene sempre! Dov'è? 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 C'è un altro! Bravo Momo, ma bravo questo cagnone qua, bravo Momone, vai Salmino, bravo Gigione, bravo Momo, siamo, ma bravo Momo, bravo Tatone, bravo Gigione, bravo, bravo Momo, bravo Momo, dai, bravo Momo, bravo Gigione, bravo Momo. Forza, andiamo!
Dai, Momo, andiamo? Dai, cerca! Forza! Ci deve essere uno in zona, dice, sì. Esatto, adesso uno in zona che cammina. Sì, magari non li ha attaccato, non lo so, poi lo faranno loro. Poi va giù, sì. Cerca, Momo! Ma che abbaiava? Mi viene a prendere! Dove, Momo? Cerca! Dove lo senti? Suonato! Dai, forza! Dai!
vede che c'è qualcosa, dai, te portalo lì e vivi c'è. Spostati lì, Rora, ma vedi lì, non sta attaccato all'albero. Devo capire sta cosa. Eccolo. Tieni il bravo che ti vedo prima. Bravo Tatone! Bravo! No, no, va bene, dai. Bravo, Momone! Sì, un po' più in su. Sì. Andiamo un po' indietro. Sì, perché così almeno la fanno. È tosta. No, no, voi qua siete abituati, loro almeno che abbiano un pochettino il senso, hai detto, della, di capire un attimo un po', insomma. Bravo. Dopo la prova, insomma, però adesso di non renderla complicata. Balena. Bravo Momo, bravo Gigione, bravo Momo.